Con la bella stagione torna anche la voglia di avventura, da condividere in famiglia naturalmente. E guardate che cosa vi abbiamo portato qui oggi. Diciamo che con un budget attorno ai 30.000 euro circa, potreste decidere di portarvi a casa l'ultimo restyling della Subaru Forester, oppure la Mitsubishi Outlander, oppure ancora la Suzuki Vitara, un classico che è tornato rivisto e corretto. Adesso le vediamo insieme perché tutte e tre, vedrete, hanno caratteristiche abbastanza diverse l'una dall'altra, pur avendo in comune il fatto di avere un 2 litri diesel e la trazione integrale, che però, come vedremo ancora una volta, ha spigolature diverse. Venite con noi. But if you close your eyes, does it hurt? Se state pensando a una SUV sobria, quasi una crossover direi, che non dia troppo nell'occhio ma che regali un buon piacere di guida, pensate alla Subaru Forester. Subaru ritorna e non cede alla tentazione di fare una versione a due ruote motrici che magari costi di meno. Qui la trazione è solo integrale, come da leggenda, diciamo così, del marchio, come da tradizione. Il prezzo è attorno ai 34.000 euro e la caratteristica rimane il diesel a cilindri contrapposti, un boxer, l'unico del gruppo, l'unico montato così in basso, l'unico che, come vedrete, assicura un piacere di guida su strade in effetti interessante. Mitsubishi Outlander torna per la terza volta nella sua vita e lo fa pensando a famiglie e a tempo libero. Da che cosa lo si capisce? La carrozzeria che diventa più bassa, più stradale, e per la prima volta la trazione a due sole ruote motrici, che rende il prezzo d'ingresso più interessante. Ma noi parliamo della 4WD, prezzo circa attorno ai 31.000 euro. E qual è la peculiarità di questo modello? Avere la possibilità di tre file di sedili e dunque sette posti. È apparsa per la prima volta nel 2005, nel 2008 si è rifatta al trucco, nel 2013 ritorna in questa versione Evolution. Quel che è certo è che la Suzuki Gran Vitara, che come abbiamo detto adesso si chiama Evolution, è la più fuoristradistica del gruppo. Lo vedete qui, la ruota di scorta sul portellone posteriore ormai è davvero un'unicità, ma tra le altre peculiarità c'è la trazione con le marce ridotte. E non solo, ma la Vitara è l'unica del gruppo ad essere disponibile anche in versione tre porte per chi la volesse più compatta e sportiva, e il prezzo parte dai 27.000 euro circa. Dal lunedì al venerdì sono tutte casa ufficio, ma nel weekend l'avventura si fa viva. Insomma, non abbiate paura, fango, acqua, pozzanghere, le SUV servono anche a questo, la trazione integrale ce l'avete, se avete i pneumatici giusti andate quasi dove volete. Ci troviamo a bordo della Mitsubishi Outlander, questa è la versione in style, cioè praticamente una delle più interessanti. Il vincolo è che se la volete accessoriare di più c'è solamente un maxi pacchetto che include il navigatore satellitare, gli interni in pelle e il portellone elettrico. Il prezzo è abbastanza alto e in effetti non aiuta a costruirsi un'auto su misura. La plancia è abbastanza pulita, soprattutto improntata alla praticità. Lo schermo è touch, c'è il pulsante Eco Mode con cui si inserisce lo start and stop e si ottengono consumi migliori. E invece nel tunnel tra i sedili c'è il pulsante 4WD, ci sono tre opzioni: auto, eco, che naturalmente consente di risparmiare, e lock, che blocca la ripartizione della coppia tra tutte le ruote per affrontare i terreni più difficili. Ma la cosa più interessante del Mitsubishi Outlander è dietro, perché ci sono i posti aggiuntivi, venite a scoprirli con noi. Sull'Outlander potreste disporre di questo grande spazio per i bagagliai, oppure con un piccolo gesto facile e veloce avere altri due posti aggiuntivi, utili anche per due adulti, bisogna dire. E guardate qui, se amate la buona musica, questa è la dimensione del subwoofer.
Siamo a bordo della Subaru Forester, un'auto molto spaziosa, fondamentalmente pratica, con una seduta più alta del normale per avere più visibilità sul traffico. Qual è la qualità? La qualità è fatta un po' di alti e bassi, genericamente buona, ma ad esempio si alternano materiali morbidi come quello della plancia a materiali duri. Un impianto stereo molto buono, Harman Kardon, ha comandi secondari un po' più economici. Sul volante si concentrano molti comandi, il cruise control, ad esempio il telefono molto utile. Mentre sul tetto, in questa versione, c'è anche un ampio tetto in cristallo che dà grande luminosità all'abitacolo. In ultimo, un display sulla plancia permette di tenere sotto controllo quasi tutte le funzioni dell'auto. Come vedete, ci sono i consumi, l'autonomia, alcuni dati residui come l'autonomia residua, abbiamo detto l'orologio e anche il funzionamento della trazione. Come vi avevamo anticipato, una delle cose più interessanti della Subaru Forester sta proprio. No, ho sbagliato anche qui. Come vi avevamo anticipato, una delle sorprese più interessanti della nuova Subaru Forester sta sotto il cofano del motore, dove troviamo un 2 litri diesel boxer, che significa che i cilindri sono messi in modo contrapposto. Si tratta di un motore piatto, abbastanza sottile, montato il più in basso possibile, questo per aumentare il piacere di guida. Suzuki Gran Vitara Evolution. Il concept non cambia, cambia un po' la linea esterna, soprattutto il frontale, si rinnovano i tessuti all'interno, in questo caso abbiamo però la pelle. Per il resto la Gran Vitara rimane abbastanza invariata. Tra le Ci sono. Gran Vitara Evolution, nessuna rivoluzione, il concept rimane quello, il frontale si rinnova, la plancia rimane praticamente invariata, gli interni migliorano, migliorano in particolare i tessuti, in questo caso abbiamo però una pelle. Per il resto non c'è dubbio, la Gran Vitara è un po' più datata delle sue concorrenti e lo si intuisce, le dimensioni sono anche un po' più compatte, però c'è tutto quello che serve. Ma qual è la particolarità? Lo abbiamo già detto, la Suzuki è anche la più tecnica, la più fuoristradistica e lo capite anche da questo dettaglio. Vedete questo comando? Vi consente di passare dalle quattro ruote motrici alle quattro ruote motrici con il bloccaggio del differenziale fino alle quattro ruote motrici con le marce ridotte, il che vi permette di avere in pratica un doppio delle 5 marce, praticamente 10, marciare su terreni difficili con tanta coppia e poca velocità. Questa è una cosa che nessuno delle concorrenti ha e quindi se amate il fuoristrada questa è la macchina più giusta. Tra le unicità della Gran Vitara c'è anche questo, il portellone incernierato sul lato e la ruota di scorta piazzata dietro. Ed eccoci alla resa dei conti. Insomma, se avete circa 30.000 euro da spendere, ecco come potreste fare. Se vi interessa la guida, il piacere di guida, Subaru Forester è certamente quella che ne offre di più. Se invece avete una famiglia, una piccola famiglia Bradford, 7 persone sulla Mitsubishi Outlander avranno tutto lo spazio necessario. Se invece siete quelli che amate l'avventura, non c'è dubbio, la Suzuki Gran Vitara Evolution è quella che offre di più da questo punto di vista. L'unica con le ridotte, l'unica col blocco del differenziale. Fate voi a voi la scelta, se però volete vedere come va a finire questo scontro, dovete vederlo sulle pagine di Auto e Fuoristrada, vi aspettiamo lì.